Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faremo un pochettino sbirciare come stiamo preparando il baby party a mia sorella e a mio cognato. Quindi vi faccio un pochettino vedere insieme a Michele e a mio fratello quello che stiamo combinando. Quindi io, prima di mandare la sigla, vi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e mettete like a questo video. E vi lascio la sigla. Bacioni! Qui abbiamo affittato una sala, abbiamo già iniziato a incollare qualcosa, no, qua non l'abbiamo fatto. Abbiamo già messo i tavolini con le tovaglie. Purtroppo quelle cose non le possiamo levare, quindi ce li facciamo andare bene. Questo domani li indosseranno. Qua sono le bavegline con i colori che poi faremo colorare agli invitati, colore per dipingere la pancia di mia sorella, e questi qua ci serviranno perché mio cognato e mia sorella vogliono scrivere tre nomi in tre fogliettini, metterli qua dentro, scuotere poi il sacchettino, e mia nipote dovrà poi scegliere un ovetto con cui poi ci sarà il nome della bimba. Quindi sarà un nome sorteggiato da mia nipote. Questo è mio fratello, che ci sta aiutando. Ciao Emanuele! Qui abbiamo già incollato qualcosa. Qua ancora c'è un casino che dobbiamo sistemare. Abbiamo comprato questo porta banner con cui poi ci incolleremo tutti i palloncini che mio marito sta egregiamente pure compiando. Ciao amore! Ciao! E qui abbiamo comprato comunque sia il banner tutto a tema rosello, perché la futura nipotina è pure una femminuccia. Qui abbiamo comprato anche qualcosa per le fotine, palloncini extra per i bimbi, poi questa qua è la gabbietta che abbiamo comprato per Luna, dove per adesso ci servono per i palloncini, ma di regola sarà per la nostra bimba che poi domani sarà messa qui dentro. Ciao amore, è stanca poverina, è una giornata che corre. E niente, vi aggiorneremo dopo appena che faremo altre due cosine. Nel frattempo la mia bimba ancora dorme, io ho iniziato a mettere i bicchieri e i piatti per, diciamo, le patatine e le noccioline in questo modo, capovolte in giù, così almeno non gli va polvere all'interno. Adesso sistemiamo quella parte. Allora, aggiornamenti, sono le 11:15, noi ancora siamo così. Purtroppo non posso filmare tutto il tempo o farvi vedere di più perché non ho la cavalletta per il cellulare e quindi devo anche aiutare, però comunque sia, nel frattempo ho impostato diversamente i tavoli. Per adesso ho messo qua, diciamo, tutte le posate e bicchieri, che domani ognuno si prenderà quello che vuole. Alla fine dove poter prendere le cose per farsi qualche fotino o palloncini per i bambini l'ho messi di qua. Quello che mi serve a me, che poi qua andrà anche la cassa per la musica, andrà da questo lato.
Qui ve lo farò vedere alla fine, spero che si risente tutto. Metteremo i tavoli poi per il cibo domani. Qua mio marito ha fatto quest'arco di palloncini. L'abbiamo impostato in questo modo. Abbiamo fatto, cioè ho fatto questi pacchi con scritto baby. Purtroppo, quando ho prenotato e mi sono arrivati a casa, non mi sono accorta che mi mancava un cartoncino perché non ho controllato pensando che c'era tutto dentro, e invece oggi, sorpresa, un cartone in meno. Quindi abbiamo un pochettino accroccato la situazione, accroccato un pochettino la situazione prendendo questo orsacchiotti che avevo comprato. Gli abbiamo messo la B per fare la scritta baby, perché solo non sapevamo come fare. Qui sarà il tavolo dei regali, quindi regali, buste, poi andrà anche un'altra cosa che porterò domani, che ho fatto come pensierino. Michele sta continuando a fare rumore, sta continuando a fare palloncini e com'è che si chiamano? Composizioni, ecco. Sì. Qui purtroppo, come abbiamo detto, queste cose non le possiamo levare. Qua finalmente la gabbietta per l'una è pronta. E questa è la situazione dei tavoli. Le patatine e cose non ne apro perché domani poi le apriremo. E queste sono le composizioni per il tavolo. Ne sta facendo altri. Ora, mentre che lui continua a fare quello, io mi dedico a quei tavolini. Buongiorno ragazzi, oggi secondo giorno. Alla fine, ieri era già le 11:30, io e Michele eravamo molto stanchi, quindi non abbiamo continuato, abbiamo preferito andare a casa, andarci a riposare. Ieri eravamo rimasti che mancava di fare i tavolini per il mangiare, dove andrà il mangiare, più rifinire il tavolino di davanti, la struttura che ha fatto Michele, eccetera. Vi faccio vedere a che punto siamo arrivati. Ragazzi, che dirvi, la serata è riuscita, mia sorella e mio cognato sono stati soddisfatti, contenti, non se l'aspettavano, quindi noi super happy. E purtroppo non ho potuto mettere altri contenuti della serata perché non mi è stato dato il via di poterlo fare, quindi queste sono le uniche cose che posso far vedere. Io vi mando un bacio e un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!